Primo appuntamento dopo la pausa estiva di Balding a Puglia, costruendo l'identità della Puglia, la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé, organizzato presso la Biblioteca del Consiglio regionale pugliese. L'incontro, moderato dal giornalista Stefano Savella, è stato dedicato al tema della famiglia, con la presentazione di due volumi. Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine, storia di un'adozione del barlettano Tommy Di Bari, edito da Cairo, e Le parole interrotte della barese Francesca Palumbo, edito da Besa. Il libro di Tommy Di Bari racconta la storia di una giovane coppia che, non riuscendo ad avere un figlio, si sottopone a diversi controlli e tentativi ma senza nessun risultato, fino a quando decidono di intraprendere la strada dell'adozione e nella loro casa arriva Martina. Una storia di adozione, quindi una storia di amore soprattutto, perché attraverso questo diario di bordo ho voluto raccontare quella che a me piace definire la gravidanza cardiaca, questo utero del cuore attraverso il quale nasce la meraviglia dell'adozione e quindi un figlio. È una storia autobiografica, io di mestiere faccio il creativo, anche il romanziere, per cui solitamente le storie le invento, anche se noi sappiamo che la scrittura non è mai tutta fantasia perché si va spesso a pescare da un vissuto proprio. In questo caso è abbastanza palese, non è celato, è una storia che è tatuata dentro e fuori di me, ed è la storia della meraviglia di mia figlia. Parole interrotte invece la storia di Clara, fotografa, separata con un figlio di 5 anni, Matteo, balbuziente, e Malaika, immigrata nigeriana, scappata da un centro di accoglienza per rintracciare il figlio disperso in mare durante il naufragio del barcone sul quale si trovavano per fuggire dal loro paese. Il destino farà incontrare le due donne, un incontro che farà acquisire ad entrambe una nuova consapevolezza. Ci sarà proprio uno scambio di destini tra queste due donne molto diverse, appartenenti a due mondi completamente diversi, a due realtà completamente diverse. Malaika è una donna nigeriana che è arrivata in Italia con i barconi, chiaramente è arrivata col figlio, ha cercato di arrivare col figlio, ma non sa se il figlio Amir ce l'ha fatta e dunque viene portata in un centro di accoglienza, nello specifico il CARA di Manduria, dal quale cercherà di staccarsi, scapperà perché si metterà in cerca, in viaggio per trovare suo figlio. Anche Clara, che è una fotografa italiana e che è la donna che poi l'accoglierà, è una donna che si metterà in viaggio a sua volta, cioè vengono descritti due viaggi di tipo completamente diverso, per cui questo è stato un romanzo anche denominato come un road novel in qualche maniera. E due viaggi molto diversi per cercare la verità, per cercare soluzioni.